i ragazzi appunto del Gravina con il numero 17 Simone Spina, con il numero 10 il capitano Gianluca Barbera, con il numero 21 Alessandro Florio, con il numero 13 Valentin Garello, con il numero 22 Enzo Santonoscito. Qui il capitano Barbera alla palla, ancora la palla per Garello. Garello adesso affronta Sciuscia, prova a liberarsi con un palleggio, appoggio morbido anche il suo, per i primi due punti del Gravina in questo campionato, primi due punti anche per Garello. Qui c'è lo sbaglio da tre di Sciuscia e quindi occasione per recuperare proprio per Garello, altro appoggio, la difesa non può fare niente. Elia, vediamo Santonoscito se pensa al tiro, poi la passa a Garello, spalle a canestro Garello contro lo faro, vediamo cosa farà il giocatore del Gravina, altro appoggio, altro canestro, 6 punti per Garello, tutti i punti del Gravina li ha segnati lui ed è sorpasso più uno Gravina. E quindi Robby, cosa hai visto in questi 5 minuti? Dai. Sto vedendo un Garello veramente, eccolo, veramente un altro, ottavo punto per lui, si rincorrono, vediamo adesso più uno appunto Cus, ingresso di Garello qui, ancora Garello, potevano essere di nuovo passi nella partita, ma c'è sempre Garello qui. Vediamo cosa ci farà vedere adesso in questa azione. Intanto viene per il blocco Santonoscito, ancora Garello che prova la solita entrata, bello il passaggio qui per Santonoscito, ogni spazio qua adesso però si rallenta ancora. Florio, Garello, il giro, Garello, l'appoggio, infermabile Garello, e siamo al 12° punto. Siamo già in attacco per il Gravina qui. Garello prova la solita penetrazione, mamma l'appoggio mia. Garello fa quello che vuole, adesso Garello ancora l'arresto, tiro da tre, Garello 17 pure punti. Da tre punti, esatto. Torniamo a noi con Alessio che non trova la via del canestro, quindi ancora più 12 qui Sortino, vede Garello con la semi schiacciata. Ci si deve mangiare il parquet, sì. Proprio, proprio così, hai detto bene. Però intanto Elia qua l'entrata la spreca un po'. Garello nel frattempo solita entrata, tornato i giocatori e viceversa, esaltarci Garello per qualche fallo, esatto, esatto. E vediamo gli ultimi minuti, potremmo farlo guarda, Garello, di Garello. L'arbitro in mezzo, però Garello non sbaglia, lui da sotto. Finisce qui la partita, il Gravina vince 83-68, gran partita di Florio, gran partita soprattutto di Garello, il nuovo acquisto che conclude con 28 punti. Muchas gracias, la verdad que una alegría enorme empezar ganando, nos da tranquilidad y nos pone muy, muy feliz, así que contentos. Sí, la verdad que me siento cómodo con el lugar que me dan mis compañeros, porque realmente la forma de jugar hace que yo por momentos tenga mucha participación, tome mucho lanzamiento. En otro momento me tocará tomar menos decisiones como en el segundo tiempo y bueno, también estaré tranquilo. Así que bueno.